un inizio di campionato difficile. Qual è stata la reazione della squadra nei giorni successivi alla trasferta in Malesia? Ma è chiaro che non era la partenza che ci auguravamo, ma detto questo, nello sport bisogna essere pronti a gestire le situazioni che si presentano. Quindi, avendo da lavorare tanto in tutte le aree, ho trovato la squadra motivatissima per recuperare i punti che non abbiamo fatto nei primi due Gran Premi. Quindi, sotto questo profilo, la gente reagisce, sta reagendo al momento psicologico difficile, ma la forza della squadra campione del mondo è anche questa. Domenica sera in Malesia avevi parlato di novità sulla macchina che potevano essere anticipate già in Cina. Che cosa ci sarà sulla F60 di diverso? Sì, avremo uno sviluppo aerodinamico nel Gran Premio della Cina che verrà utilizzato anche nel Gran Premio successivo in Bahrain. Dopodiché porteremo in Europa un pacchetto evolutivo ancora più significativo. È chiaro che qui parliamo di uno sviluppo aerodinamico previsto, poi si vedrà con l'esito dell'appello come eventualmente sviluppare la vettura a seconda di quello che sarà la sentenza. Il Gran Premio della Cina quest'anno si svolge in una data diversa rispetto alla tradizione. Può cambiare qualcosa nell'approccio al weekend di gara e quali sono le caratteristiche del circuito di Shanghai? Ma io credo che l'unica variabile che effettivamente è importante rispetto alla data dello scorso anno è quella relativa alle temperature. Sono previste più basse, sia quella dell'aria che quella dell'asfalto, con ovviamente delle implicazioni relative soprattutto all'utilizzo dei pneumatici. Sappiamo che in Cina la pista è molto particolare, è una pista difficile, soprattutto perché mette alla frusta i pneumatici, una pista con un rettilineo molto molto lungo, ma con delle curve in appoggio che possono effettivamente mettere sotto sollecitazione estrema i pneumatici. Quindi credo che questa sia la variabile più importante. Siamo andati bene nel passato, ma ripeto, una pista particolare, una pista che ci deve vedere protagonisti, perché per noi la Cina è un mercato molto importante dal punto di vista commerciale, e quindi uno stimolo ancora di più per cercare di fare il meglio.